La storia di Carbon Drive è una storia che tutti noi conosciamo ed è una storia che si caratterizza per un impegno nel tempo e su fronti differenziati. Io non ho avuto la fortuna di parlarci molto, alcune volte, ovviamente nella ultima fase della mia vita, da quando sono sindaco di Milano. Lo ricordo come una persona che bastava che rivolgesse uno sguardo ed era, ti diceva tante cose. Devo dire, ve lo dico con, non solo con onestà, ma con la sincerità assoluta, che per me era proprio una di queste figure, che guardavi e cercavi di interpretare, ma che costituivano una guida fondamentale. È una storia complessa, lunga, dicevamo di impegno straordinario da quando lasciò l'università per dedicarsi alla lotta partigiana. E noi conosciamo Muraglia per il suo impegno partigiano, per il suo impegno poi alla fine come presidente dell'ANCI. C'è stato certamente molto in mezzo, oggi viene ricordato anche per quello che ha fatto in uno dei momenti più bui di Milano, nel secondo dopoguerra, nella strage di Piazza Fontana, e lasciatemi dire, la luce della giustizia che non si è spenta, anche grazie a Carlo Muraglia, che ha assistito legalmente la famiglia Giuseppe Pinelli nella ricerca di e poi il suo impegno politico, la sua realizzazione della Costituzione, proprio la realizzazione pratica della Costituzione figlia della Resistenza. L'avvocato dei lavoratori, avevo sentito parlare di lui così all'inizio degli anni 70. Mi dissero che per conto della Camera del Lavoro di Milano difendeva gratuitamente chi viveva del proprio salario. E la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori è sempre stata al centro della sua attenzione. In osservanza delle prime parole della Costituzione, ecco, due chiavi della biografia di Carlo: lavoro, Costituzione. E fu la Costituzione la cifra e la ragione della sua epica battaglia per il no al referendum del dicembre 2016. Partigiano aveva una visione antiretorica della Resistenza. Grazie a questa visione, durante la sua lunga presidenza a capo dell'ANPI, ha contribuito in modo determinante a costruire una narrazione della Resistenza di più ampio respiro: la Resistenza nel Mezzogiorno, quella dei meridionali, le repubbliche partigiane, il ruolo delle donne, il movimento operaio, il sacrificio dei militari all'estero. E partigiano Carlo è rimasto per tutta la vita, per esempio quando difese i familiari delle vittime di Reggio Emilia del 60 e poi la drammatica vicenda di Pinelli. E tale è rimasto in tanti ruoli istituzionali che ha ricoperto, fino a quando, diventato presidente nazionale dell'ANPI nell'aprile del 2011, ha dedicato ogni sua energia all'attuazione piena della Costituzione e al contrasto ai fascismi.